dal numero 21 attesa decreto AF, AF significa missione a finanziamento, vediamo il 21, 22, 23, 24. Cioè non è ancora partito nulla? Al momento i cantieri in città targati PNRR sono pari a zero. Questo è uno dei palazzi più grandi d'Europa del Settecento dell'architetto Fuga ed è un'opera simbolica per quel che significa il PNRR per la città di Napoli. Sono stati stanziati per quest'opera circa 100 milioni. Allo stato attuale non c'è progettazione, quindi un'eventuale gara rischierebbe semplicemente di andare deserta perché non sono stimabili gli incrementi di prezzi per un'opera del genere. E solo un mese fa diverse gare a Napoli sono andate deserte per l'incremento dei costi sulle materie prime, presentando bandi non aggiornati agli ultimi rincari. Nonostante la buona fede, la bravura della pubblica amministrazione, ci sono delle condizioni di mercato che indipendentemente da questo non ti consentono di partecipare e gli stessi meccanismi di compensazione che sono stabiliti per legge sono estremamente farraginosi e portano le imprese ad avere uno sbilancio finanziario che dura oltre l'anno. Quanti sono tutti i progetti? Al momento sono 66 quelli approvati. Il Comune è in attesa, come dicevamo prima, di conoscere l'esito di altri progetti candidati. Questa qua è la Vela Rossa, dovrebbe essere la prossima ad essere abbattuta. Più avanti c'è la Vela Arancione e per l'ultima che dovrebbe rimanere la Vela Celeste che dovrebbe essere riqualificata. È un progetto tutto da realizzare e quello che riguarda le vele di Scampia, 70 milioni di euro per la riqualificazione di un intero quartiere. Speriamo che facciano anche presto nuove case perché non è che possono continuare a rimanere nelle vele e vanno sempre a cambiare vela, è un processo inutile. 70 milioni sono tanti per questa zona. La nostra preoccupazione è che 70 milioni di euro hanno un cronoprogramma e non vorrei che allungano i tempi e si rischia di perdere i fondi. Ne avete parlato col sindaco? Abbiamo parlato col sindaco, abbiamo parlato con tutte le parti istituzionali dove abbiamo detto che bisogna accelerare subito sulla questione della ricostruzione di Scampia. Su alcuni progetti noi abbiamo la possibilità di poter ricorrere a risorse aggiuntive che sono state messe in campo dal governo per alcune tipologie di progetti che ci consente di coprire la revisione prezzi. Su altre questo non c'è, quindi abbiamo la necessità di un intervento governativo che ci consenta di avere questo incremento di costi che in alcuni casi arriva fino al 30%. Senza l'intervento governativo come si procederà? Si dovranno ridurre alcuni progetti che però sono stati approvati, quindi ci sarà una decisione necessaria intervenire su una revisione di alcuni progetti proprio per fare in modo che con il costo precedente, ovviamente con l'aumento dei prezzi, si faccia di meno. Tutto questo si inserisce in un quadro come quello di Napoli, che è la capitale del Mezzogiorno, dove studio Banca d'Italia, i tempi di realizzazione delle opere sono in media di 900 giorni, che è il 25% in più in termini di tempo del resto del paese.